Здравствуйте, друзья мои! Come ben sapete, io mi chiamo Anna e continuo ad insegnarvi il russo attraverso i film. Oggi vi propongo il pezzettino di un film, di una commedia che alcuni di voi conoscono perché chi mi segue da tanto tempo ha visto che prima da qualche parte avevo proposto questo pezzettino, però lo ripropongo lo stesso. Così potrete rivederlo, vedere se riuscite a ricordare tutto e le persone che non hanno ancora visto questo film o questo pezzettino potranno esercitarsi. Il film si chiama Ivan Vasilievich Miniaet Profesiu. Ivan Vasilievich era il nome di un normalissimo uomo russo, sovietico anzi. E Ivan Vasilievich era anche il nome del nostro zar, Ivan il Terribile. Si chiamava Ioan Vasilievich, non Ivan, ma Ioan, la versione più antica di Ivan. Il film parla di un'avventura, dell'avventura del primo Ivan Vasilievich che per puro caso è capitato nell'epoca dello zar e lo zar è stato trasferito nel giorno, volevo dire di oggi, però diciamo, nell'epoca sovietica. E il film intero parla delle loro avventure. È molto carino, vi consiglio di vederlo. Adesso vi propongo il pezzettino del film dove noi vediamo il protagonista che si chiama Shurik. Shurik è stato appena lasciato dalla moglie che è andata col suo amante al Caucaso. E noi vediamo la vicina di casa che si avvicina a lui per dire di' alla tua moglie che si vende qualcosa, la pelliccia, che qualcuno vendeva qualcosa e magari poteva interessarla. Lui invece risponde che non può dire niente a sua moglie perché sua moglie l'ha lasciato, se n'è andata con l'amante, è andata via. E voi adesso dovete provare a capire il dialogo fra Shurik e la sua vicina di casa e dovete scrivere quello che avete capito nei commenti sotto questo video. Aspetto con impazienza le vostre versioni. Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Хам! Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Хам! Однако у вас характер. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Хам! Come sempre, vi aspetto numerosi. Voglio vedere tante versioni, quante saranno fisicamente possibili, non importa se saranno sbagliate o parzialmente capite. L'importante è capire almeno due parole. E io fra qualche giorno vi farò vedere il video con la risposta, con il controllo, del vostro lavoro. In bocca al lupo, ci vediamo fra qualche giorno. Baka!